In questa bella mattinata di ottobre ci avviciniamo all'ingresso nord di via Anguillara, dove sul primo palazzo c'è un bel busto di Pompeo Battoni, un pittore ritrattista lucchese vissuto nel 1700, il quale partì molto giovane da Lucca ad anni 19 e si recò a Roma, che era una tappa d'obbligo del Grand Tour dei giovani europei del tempo e non solo. E lì fece ritratti meravigliosi che ora sono nelle nobili case di quasi tutta l'Europa. Due parole sulla forma del busto bronzeo, che è stato posto nel 1911, a due secoli circa dalla scomparsa del Battoni. Il busto è molto gradevole in quanto la posizione del Battoni è rivolta verso San Frediano. Lui veste elegantissimo con una sorta di collo di pelliccia e il busto è adornato dalla tavolozza con pennelli e un nastro decorativo. Dopo aver incontrato Pompeo Battoni, ci incamminiamo in via dell'Anguillara, via breve ma molto caratteristica e soprattutto contiene l'obiettivo principale del nostro video di oggi. A una ventina di metri dall'inizio di via Anguillara, sempre dal lato nord, al numero civico 9 abbiamo qualcosa di piccolo ma estremamente interessante. Infatti è, se non l'unica, una rarissima targa scritta in greco e latino che è visibile H24, infatti è sul colmo dell'arco del portone. Che cosa vediamo in questa targa? Partiamo da ciò che conosciamo già, che è il noto trigramma che in latino si leggerebbe IHS, mentre in greco la H è la eta maiuscola, quindi è l'inizio della parola Jesus. La decorazione che fa da sfondo al trigramma è un grande sole raggiante, il quale sole rappresenta luce infinita e gloria. Gloria nel senso che la persona di Cristo è glorificata comunque. Sulla H o eta della scritta la tradizionale croce che ricorda il martirio di Cristo, mentre poco visibili sotto il trigramma ci sono tre piccole frecce che ricordano invece, in una delle tante accessioni possibili, i tre chiodi della croce. Veniamo ora a commentare le scritte. Quella superiore, in un'unica riga, è la composizione di due parole greche, Alexi Kakos, dove Alexi vuol dire proteggi, tutela, difendi, e Kakos è il male, come dire, difendi dal male questa abitazione. E il soggetto a cui ci si rivolge è ovviamente Cristo. Ora, la particolarità della parola Alexis è anche il fatto che ricorre nel nome Alessandro o Alessandra. Quindi il nome Alessandro o Alessandra in definitiva significa colui che difende l'uomo. Alexis, proteggere, tutelare, Andros, uomo. Passiamo ora alla scritta in latino in basso, Esto nobis Iesus, che significa sii per noi Gesù. Ora però dobbiamo unire le figure, il trigramma e le due scritte secondo l'interpretazione che ha dato il nostro studioso locale, professor Macchia, il quale in pratica ha detto che nell'insieme questo cartello significa liberaci dal male, o Signore.
da almeno un centinaio d'anni questo edificio è dedicato ad abitazione dei sacerdoti che curano la Basilica di San Frediano e alle opere parrocchiali della stessa parrocchia. Precedentemente, infatti, l'abitazione dei sacerdoti e le opere parrocchiali erano nell'attuale Real Collegio, che oggi invece è destinato a ben altri impieghi.